Radio 2.0. Senti la tua. Hey everybody, 5 secondi cantano e noi siamo qui in diretta dal Palagnelli a Bergamo per la prossimissima partita Zanetti Bergamo contro Bosca San Bernardo Cuneo. Io sono Tatiana Galbusera e fra veramente pochissimi secondi avremo ai nostri microfoni anche lui, il nostro Michael della Nobiltà Rossoblu, e inizia il Basport. Diamo il via. Esplode un'altra volta il Palanord, come fa domenica fa, con grande entusiasmo. Siamo tutti insieme, Bergamo! Bergamo! Bar Sport con la Nobiltà Rossoblu. Ben trovati, come dicevamo, io sono Tatiana Galbusera, al mio fianco Ale Rinaldi per questa radiocronaca, e in questo momento all'interno di Basport, Michael, ben trovato. Ciao, ciao, eccomi, è un po' di tempo che non ci vediamo più da queste parti. In casa no, è vero, io e te l'ultima volta ci siamo visti a Conegliano. Ci siamo visti? No, io a Conegliano non c'ero, no, quindi non è impossibile. In altra trasferta. Esatto, in altra trasferta, non che è vero. Preferisco Alessandro, comunque la tua presenza è sempre ben accetta, ecco, anche soprattutto. Insomma, in preferisci giornata. Alessandro, ma che cattiveria. No, la violenza sulle donne, iniziamo subito. No, già però io la violenza su di te la posso fare. No, a parte gli scherzi, polizia, ovviamente. Polizia, polizia, mi sta menando. Proprio in questo tema io volevo ringraziare tutti gli amici della Nobiltà Rossoblu, perché tutti i nobili che ho incontrato oggi qui al palazzetto portano il segno nero distintivo sullo zigomo destro, rosso, scusami, sì, del rosso, rosso, sì, daltonica. Lievemente daltonica. Il segno rosso sullo zigomo destro, ed è un bel gesto da parte vostra. Grazie, sì, sì, davvero. È uno sport, pallavolo femminile, quindi quale meglio, quale miglior sport rappresenta un po' il mondo femminile, no? Tradizionalmente, certo, e è sempre legato alle donne. Quanta forza possano avere le donne, insomma, no? Uno sport come questo dimostra quanta forza, quanta tenacia possano avere le donne. E quindi grazie, da donna ringrazio questo bellissimo gesto nobile che vi grazie, appartiene grazie, proprio grazie. Proprio di nome, di fatto, quindi. Esatto, vedi? Esatto. Senti, ma proseguiamo con il nostro Basport, torniamo a fare i maschi della situazione. Torniamo, posso, esatto, sedermi anch'io a gambe larghe come al bar. Ciao. Esatto, cioè, allora chiudiamo la webcam un attimo. Esatto. Che... come la va oggi? Cosa deve succedere? Cosa deve succedere? Allora. Allora, niente, partiamo innanzitutto. Già mi sento meglio perché è il primo Basport a seguito di una vittoria, finalmente, dopo, vogliamo dopo qui dirlo. Settimane e settimane a dire siamo sfavoriti, siamo un po' favoriti, dopo alla fine le abbiamo sempre prese, invece questa volta è il primo Basport. Beh, ma è finita, oh, la salita. Mi sento anch'io già un po' più rilassato. Adesso non diciamo discesa, ma quantomeno siamo in piano. Esatto, dai. Sì, no, ce la possiamo giocare. Iniziamo già a entrare nella zona classifica, di media classifica, in mezzo al calderone delle varie squadre, facciamo, che adesso andremo un po' a vedere. Bene, bene. Allora, raccontiamo, da cosa vuoi partire? Partiamo da, appunto, le quote di oggi. Perfetto. Quindi noi siamo favoriti, finalmente, dopo una bella vittoria, anche i nostri scommettitori ci credono in questa squadra, nella prossima vittoria che potenzialmente potrebbe venire con Cuneo, mm-hmm, il nostro prossimo avversario, e noi siamo favoriti con 1,30 contro i 3,30 dei nostri avversari, quindi siamo molto favoriti. Va bene così. Favoriti anche nei risultati esatti, infatti il 3-0 nostro è dato a 2,80, così come il 3-1 è dato a 3,50 e il 3-2 a 5,25, mentre la vittoria di Cuneo è ovviamente è poco probabile, infatti il tie break vincente per Cuneo è dato a 8, così stessa quota è dato il 3-1, mentre il 3-0 secco è dato a 12 invece. Buono comunque, dai. Esatto, sì, noi abbiamo tutti i favori del pronostico, infatti. Bene. Perché noi ce la giocheremo con Cuneo, che si trova in questo momento in nona posizione a 5 punti, mentre noi siamo in undicesima posizione a 3 punti, quindi i primi 3 punti della stagione ci permettono già di scavalcare il Club Italia, che è a un punto, mentre Chieri invece è a 0 punti. Beh, quindi una, dai, bella vittoria oggi di 3 punti ci porterebbe già in nona posizione. Dai, allora forza, oggi. Dai raghe. Esatto, quindi primo aggancio possibile per entrare nella fascia media insieme a Firenze, con cui noi abbiamo già giocato, abbiamo perso, e invece Filottrano, che si trova a 3 punti, quindi 3 punti insieme a noi, però sarà la prossima partita con cui giocheremo tra una settimana esattamente. Esatto, qui entrambe squadre, comunque hai citato sia Firenze che Filottrano, sono entrambe squadre che giocano anche loro oggi.
Esatto, giocano, e che quindi giocano... stiamo a vedere che cosa succederà, perché abbiamo il Monza, il Firenze che tu hai citato, che gioca a casa con Igor Gorgonzola. Esatto, che ha giocato ieri, è stato l'anticipo della giornata di ieri, ha vinto Novara 3-0 e quindi... buon per noi che almeno Firenze resta a 9 punti. Esatto, e invece oggi esatto. Il Filottrano, che è davanti a noi, gioca in casa con Conegliano. Con Conegliano. Conegliano quindi... è favorito un 1,08. Vabbè, quindi proprio insomma, da asfalto. Purtroppo è brutto da dire, ma insomma con Conegliano non è che ce ne sono tanti di altri favoriti. Classiche partite, prima contro l'ultima. È ovvio che classiche partite che si usano come allenamento. Esatto, bisogna sì. Che ci sono certe, tranne le donne, bisogna saperle prendere a volte. Esatto, questo è, esatto. L'hashtag, il secondo hashtag, è l'hashtag, a volte bisogna saperle prendere. Va bene, va bene. E allora andiamo a vedere anche le altre. Caleb Italia, che è dietro di noi, gioca in casa con Busto Arsizio. Anche lì Busto favorito con 1,10. Caleb Italia è dato a 6,20. E invece Chieri, che è indietro, che è in ultima posizione a 0 punti. Chieri gioca in trasferta a Casalmaggiore. Ok. Casalmaggiore favorito con 1,10 contro i 6,25 di Chieri. Perfetto. Chieri che invece sarà la prossima trasferta, quindi tra 2 settimane sarà la prossima trasfertina, la prima trasferta lunga della stagione, perché in effetti sì, perché non l'abbiamo mai fatti di lunghe, quindi inizia il periodo delle trasferte lunghe. Delle trasferte lunghe, va bene. C'è posto sul pullman, vero? Assolutamente sì, okay. Tutti i pullman che volete ricordiamo da 50 posti, a chi ci sta ascoltando posti. Come vi possono contattare? Vogliamo dare il numero della nobiltà? Allora sì, noi abbiamo una segreteria telefonica aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La trovate alla 388-7804-074. Più piano? 388-7804-074. Perfetto, perfetto. Chiamate e lasciate il messaggio alla nostra segreteria telefonica. Lasciate qualsiasi messaggio, un incitamento alla squadra, alle singole giocatrici, o volete cantare un nostro coro nuovo, uno dei tanti cori nuovi che abbiamo questa stagione. Potete farlo e poi la puntata successiva di Bar Sport trasmetteremo in carrellata tutti i vostri messaggi. E in questo modo potrete anche partecipare, perché se non sapete cantare i cori non vi fanno salire sul pullman. Invece per le trasferte lunghe il pullman è gran comodo, e allora mi raccomando, allenatevi, mandate i vostri cori alla segreteria rossoblu e a questo punto poi o vi aspetteremo. Bevete un po' prima, così venite ubriachi e vi facciamo salire. Esatto, e in qualche modo il canto funziona sempre. Esatto, esatto. Va bene, senti, io direi proseguiamo invece con quelli che sono le tue noticine a fondo pagina. Allora sì, no, beh, adesso andiamo a vedere un po' anche la sfida, entriamo nel merito di questa sfida. Esatto, io a quello mi riferivo. Perché noi siamo andati in quel Liberec a vincere, abbiamo iniziato una bella, speriamo di iniziare un bel periodo di vittorie e il nostro prossimo avversario è Cuneo, e Cuneo che arriva invece da una sconfitta contro Monza per 3-1. Quindi l'ultima partita ha perso contro Monza, poi ha vinto contro Brescia, una partita finita 3-2, quindi qualche punticino è riuscito a conquistarlo ancora. Poi ha perso contro Pomì e contro Busto, rispettivamente 3-1 e 3-0. E 5 partite fa la sfida diretta, quindi sconto diretto diciamo per le ultime posizioni in classifica contro Chieri, e ha vinto 3-1. Quindi situazione diciamo molto favorevole per Cuneo, perché è riuscita a raggranellare tutti i vari punticini con squadre, certo, alla sua altezza. A differenza nostra, lui come squadra in questo momento a livello di punteggio era il meglio che poteva ottenere. Sì, esattamente, sì, sì. Infatti noi l'unico bonus che abbiamo perso è stato con Firenze, che era l'unica squadra al momento che abbiamo affrontato che poteva essere la nostra altezza. Che avremmo potuto portare a casa. Invece noi abbiamo perso il primo bonus, mentre abbiamo... Caso è il gioco del calendario, cioè perché c'è questo terzo elemento che è il gioco del calendario. A volte esatto. Il calendario, che è totalmente a sorte, decide le sorti, decide per te delle sfide, di alcuni punteggi piuttosto che altri a questo periodo della classifica. Dopodiché ovviamente da qui in poi si comincia a vedere chi invece i punteggi li ha macinati di suo, ecco. Sì, in certi momenti ti propone delle sfide proprio sconti diretti, altri esatto, momenti esatto, esatto. Come abbiamo visto prima Conegliano, le grandi squadre contro le piccole squadre, lì si sa che c'è un risultato a favore di una piuttosto che l'altra. Invece altre volte ci sono proprio sconti diretti che è bene portare a casa punti prima di arrivare ai playoff, che arrivi con mi serviva il mezzo punto, il punto, allora lo 0,75 c'è l'impianto. Esatto.
o gli 0,08 della scorsa stagione, che abbiamo perso lungo la stagione, invece servivano in questi momenti qua. Va bene, ecco, va perché bene. Non bisogna mai mollare, come, mai. Come non facciamo noi, sempre di fianco alla squadra, nei momenti belli, nei momenti brutti, sempre a fianco a sostenere le nostre zanettine. Sempre. Allora, che facciamo? Andiamo a vedere la formazione? Io proporrei di vedere la formazione. Ah, innanzitutto diamo notizie sulla Sirressi, intanto. È ancora Sirressi ferma non l'ha bestemmiato, lì. Non l'ha bestemmiato oggi, è rimasta tranquilla. Ha fatto la sua bella confessione. È ancora ferma lì, è tutto. No, Sirressi oggi dovrebbe giocare. Dovrebbe giocare, sì, quindi non abbiamo le ultime due giornate, quindi contro Conegliano e contro Brescia, oggi dovrebbe giocare. Non ha insultato nessuno almeno nel tragitto. L'arbitro lo vedo tranquillo. Non abbiamo insultato nessuno nel tragitto, va bene. Intanto ogni tanto abbiamo il coach Bertini che ci guarda sospettoso perché ci vede ridere e dice: cosa staranno dicendo quei due lì? Esatto, niente, dobbiamo andare avanti. Ce l'hanno con le mie? dobbiamo andare avanti. Si stava chiedendo, ma staranno parlando di chi mettere opposto o Mingardi o Smarzek? Chi lo mette questo è il nostro, forse uno dei due dubbi, l'unico dubbio di formazione che abbiamo. Di oggi anch'io non saprei chi userà. L'ultima volta ha giocato la Mingardi come opposto, poi è subentrata la Smarzek. E oggi vediamo chi schiererà, se si è allenata bene, se è riuscita a entrare negli schemi come ha fatto la Courtney, la Megan, la nostra Megan, che invece è entrata tondo. Pian piano è riuscita ad entrare, infatti Regan ha allenato un po' di 12 punti, comunque è andata in doppia cifra l'ultima partita. Sì, nell'ultima partita ha fatto veramente come tutte le altre, come tutte le centrali. Io non c'ero personalmente, ero a Vienna, ma vi ascoltavo con la radiolina come i nonni, è presente quando sono in giro che ascolto con la radiolina attaccata all'orecchio. A esultare ogni set vinto. Esatto. Beh, a esultare ogni punto della tappa, quindi hai esultato 16 volte per questa tappa. Più o meno ero in centro Vienna, stavo guardando il Duomo, quindi facevo sì, ero contenuto. Anche poi eri in bomba nella chiesa, non era il caso di... Era un'esultanza contenuta, ma nel cuore era veramente tutto rosso-blu, tutto all'interno era tutto rosso-blu. Va bene, torniamo invece a quello che dicevamo sulla formazione dei ruoli. La Smarzek è giovane, quindi ogni tanto può peccare di emotività. Giovane e talentuosa, perché ha dimostrato di esserlo. È anche bella agguerrita in certi casi, però questi picchi di emotività in alto o in basso, purtroppo a volte, in certi momenti partita, non sono esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Sì, o più che altro è anche uno sport di squadra nel vero senso della parola, perché se noi guardiamo una schiacciata, la schiacciata ti arriva un certo pallone piuttosto che un altro, quindi anche lì sta l'intesa tra il palleggiatore e lo schiacciatore, vedere di trovare il giusto compromesso tra la palla che vuole lo schiacciatore e il tipo di alzata del come sono professionista oggi. Ma non so. Oggi sei serissimo, cosa è successo? Scusate, non so cosa sto dicendo, però mi sembra un tutorial. È come quando si arriva a parlare al bar. Ci sono dei momenti di altissima filosofia e poi ci si va tutto nello scontato, va tutto a taralluce e vino. Va bene, Michael. Quindi torniamo. Speriamo dunque che ci sia questa intesa tra Carlotta Cambi e la nostra Smarzek. Il nostro posto, ricordiamo, una donna, una monarchia assoluta, però in questo momento c'è una reggenza, perché non è lei effettivamente che sta governando se stessa, ma presto arriverà. E invece è arrivata, invece, come dicevamo prima, Anna Minnesota, che non è Anna Montana, perché essendo dal Minnesota, quindi lei è la nostra Anna Minnesota. Con i suoi 16 punti si conferma ancora titolare, così come la compagna di ruolo, la Olivotto, la nostra Rossella Olivotto. E quindi il reparto centrale, noi siamo una garanzia. Quindi tornata Sirressi, reparto schiacciatrice abbiamo, come dicevamo prima, la Courtney, e nella compagna di ruolo abbiamo Acosta. Perfetto. Quindi il nostro guerriero Acosta. Anche lì siamo a posto, fra la Courtney che è entrata tutto tondo, perché era entrata un po' zoppicando, adesso finalmente sembra che sia più liscia la situazione. Sta entrando. Acosta invece ormai seconda stagione con noi, quindi serenissima come la Repubblica di Venezia, ci conosciamo bene. Direi che la partita di oggi c'è anche una Sara Lodali pronta a subentrare nei momenti critici, quando una delle due non ci sono problemi. Perfetto. Per quanto riguarda la formazione di Cuneo, invece, come possiamo Cuneo dire? Cuneo è qui perché ha acquistato i titoli di Piacenza.
quindi ce la troviamo qui dopo la scorsa stagione, che ha acquistato Tito Piacenza, quindi ha avuto il diritto di giocare qua in Serie A e schiera un opposto, Lise Van Eck. Ecco, che era già quello che ti stavo dicendo, mi fa paura perché esatto, l'anno scorso le abbiamo prese tante da lei. Questo postino con la manina calda calda. Con la manina calda, sì, questa esatto, specie di saracinesca, quindi... che lei arriva e chiude, pam! Quindi bisogna stare attenti. Fa un po' paura la Van Eck. Invece c'è anche un ritorno di Marina Zambelli, la nostra... frutto del settore giovanile del Volley Bergamo, sì, che sì, l'ultima sì, stagione sì, giocava a Casalmaggiore, adesso gioca in quel di Cuneo, che fa sempre piacere, anche se oggi la troviamo dall'altro lato della rete, però fa sempre piacere comunque sapere che il vivaio rosso-blu regala personaggi sul panorama del campionato, sta bene, sì, dai, esatto, è una cosa bella. L'ultima stagione che abbiamo visto un'ipotesi di chiusura del Volley Bergamo, però sappiamo che c'è tutto un indotto di squadre giovanili dietro, che è importante. È vero. Che permette di sviluppare giocatrici del genere che poi possono tornare utili nel corso degli anni. E poi comunque da bancone del bar, diciamolo, speriamo che sbaglia qualcosa oggi per l'agitazione di essere qui, va ma bene? Sì, no, fa una grandissima partita, ma poi gli facciamo un sacco di auguri, che faccia una bella partita. Va bene. Con tutto quel cuore, quella sincerità bergamasca, proprio col cuore. Tesori. Perché ridi? Perché alla fine noi siamo... Perché sto incrociando le dita. Esatto, perché stavo incrociando le dita. Va bene, proseguiamo. Allora, l'altra parte di formazione che potrebbe impensierire il coach Bertini per quanto riguarda Cuneo, qual è? Alcune abbiamo anche un'Aura Cruz, che ce la ricordiamo per il suo passato a Villa Cortese. Sì. E adesso è anche su un po' quell'età, quindi sta andando verso fine carriera. Poi abbiamo, per chiudere la formazione, abbiamo Francesca Bosio come palleggiatrice, Sara Minghi, una centrale, e Sala Svilma per chiudere il reparto delle schiacciatrici. Ma adesso possiamo andare a vedere anche l'allenatore, perché l'allenatore che ha guidato la promozione l'anno scorso, sì, ha fatto un'intervista a Cuneo oggi e ha parlato anche un po' di noi, quindi ha fatto un po' una panoramica su questa partita dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista degli avversari. Questa non l'ho letta, cosa dice? La trasferta di Bergamo sarà di certo difficile, dinanzi troveremo un'ottima realtà che ha avuto semplicemente un inizio di stagione non agevole. Quindi anche lui vede un po' la squadra che sta pian piano trovando se stessa, si sta ricostruendo. Onesto. Quindi, esatto. E poi ha fatto anche una citazione a noi e dice: al Palagnelli troveremo anche una storica tifoseria tra le più calorose del circuito. E allora ci sta simpatico. E quindi prenotiamo già una sciarpa, una felpa e una maglietta per il signor Pistola Andrea. Esatto. Che adesso prepareremo qui e magari gliela consegneremo a fine partita. Esatto, che è lì già pronto, che come un aquilotto sorveglia il campo, ovviamente, già lì che si guarda in giro. È lì che sta ripassando i cori, guarda, esatto, vedi che c'è mano fogliettino con i cori. Coach Pistola Andrea, appunto, a cui sicuramente andrà una benemerenza da parte della nobiltà rossoblu per aver detto. Almeno una trasferta gratis. Ce l'ha. Va bene, lo mettiamo sul pullman. Sarebbe veramente carino. E poi chiude con un'analisi invece della sua squadra, dove dice: dobbiamo evitare passaggi a vuoto come nel quarto set contro Monza. Il nostro deve essere un cambio di mentalità, maturando consapevolezza nei nostri mezzi. Bello. È un po' la situazione che abbiamo vissuto noi all'inizio. Sempre squadre che fanno fatica a trovare l'intesa, però come abbiamo visto quello che è capitato a noi all'inizio, certo, un po' di difficoltà, però pian piano sappiamo che sono donne, ci mettono molto più tempo rispetto ai maschi a entrare, con tutto rispetto, sportivamente parlando. Sportivamente parlando, è vero, le donne è un mondo psicologico, ci mettono più tempo a entrare in sintonia, è vero, esatto, è la verità. Ci vuole pazienza come quella che abbiamo noi da vendere. Beh, 10 euro al chilo. 10 euro un tanto al chilo. Esatto. Va bene. Allora, dopo questo commento onesto ed equilibrato del coach Pistola, che ovviamente conduce Bosca San Bernardo Cuneo, io direi che possiamo chiudere un attimino il bar. Dobbiamo partire perché fra pochissimo, che ore sono? Sono le 16:48. Fra 10 minuti, meno di 10 minuti, inizieranno i giochi in campo. Le ragazze si stanno già più o meno allenando, cominciano palleggi, prove, ultime fasi di riscaldamento. Esatto, fasi di riscaldamento varie, e quindi direi che anche il nostro Michael deve andare a scaldarsi per tirar fuori le corde vocali dalla curva. Esatto, posso iniziare già adesso perché l'ultima volta abbiamo fatto un correttino che ha portato bene. Dai, allora portiamo bene ancora questa volta. Vai col correttino, vi unite? Michael e Alessandro, vi unite a me. Ale, Zanetti, Ale. Dai.
Vai tu con l'incipit. Ale 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 Zanetti ale 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 Zanetti ale 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 Zanetti ale 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 Zanetti ale. E allora? Assunti, siete tutti assunti, nobiltà. Beh, io appena ci sono, sono su, lo sapete già che ogni tanto mi intrufolo in borghese, mi intrufolo. Giusto il tempo di darvi il numero di matricola e poi siete assunti. Va bene, va bene. Io voglio la felpa nuova. Ho visto le vostre fotografie sui social. Che al momento si possono prenotare dal nostro sito o comunque su qualsiasi nobile si può perfetto, fare la richiesta. Allora io faccio formalmente, ci stanno ascoltando giusto quelle quasi quei 200 ma spedizioni in tutto il mondo facciamo, anche si può acquistare anche online. Perfetto, io voglio, prenoto ufficialmente, la pago ovviamente, però voglio la felpa nuova perché è veramente bella, mi piace. L'avevo anche personalizzata? Se c'è personalizzata, sì. Allora vediamo di combinare qualcosina. L'ho scritto Tatiana Radio 2.0, la voglio, vabbè. Centinaria, cose così, no? Degli hashtag. Sì, ci piace tanto. Perfetto, allora. Nobiltà rosso blu in aria mi piacerebbe tantissimo. Me lo segno. Dai. va bene. Allora salutiamo il nostro Michael e per osmosi anche tutta la curva della nobiltà rosso blu, ovviamente da Gados, ragazzi. Sempre. Vi aspettiamo tantissimo. Purtroppo quest'oggi non abbiamo il microfono per voi per un problema tecnico, perché no, visto che cantate bene, quindi potete. Però esatto, da qui ogni tanto ci uniremo a voi. Possiamo lavorarci, possiamo... però. va bene. Vai. Da qui ci uniremo ai vostri cori, ovviamente tutti quanti uniti per sostenere le nostre zanettine. Vi aspettiamo in onda fra una decina di minuti per il fischio d'inizio di questo match che coinvolge ovviamente Zanetti Bergamo e Bosca San Bernardo Cuneo. A fra poco, linea alla regia. Ciao.